Iscriviti al canale e attiva la campanella per restare sempre aggiornato. Il GF VIP ha acceso gli animi con il gioco di San Valentino. Ivana Mrazova ha dovuto baciare Andrea Maestrelli scatenando la gelosia del suo ex, Luca Onestini, che ha attaccato l'ex fidanzata dopo essersi rifiutato, a sua volta, di baciare Nicole Murgia. Ivana, senza mezze misure, ha cercato di rimetterlo in riga. Tu hai scelto di non baciare la Murgia e io ho scelto di baciare Andrea. E quindi? Non ci sono problemi. Luca, non è che mi sono messa a limonare con un'altra persona, a provocarti. Era un gioco, si sono baciati anche fra le coppie. Sarà stato il fatto che era la prima volta che mi hai visto che mi sono baciata con un'altra persona, e ti ha dato fastidio. Può essere? Non devi avere aspettative. Allora? Non è che mi sono messa davanti a te a baciare un altro uomo. Era un gioco. Ero anche contenta che ho preso Andrea, che è uno dei pochi che non sta qui in coppia, così non facevo casini. Quando abbiamo fatto il primo GF io avevo una frequentazione, se ora avessi una frequentazione fuori non bacerei nessuno, ma visto che sono single, non mi sembra un problema un bacio a stampo. Posso capire che ti abbia dato fastidio. Ti dà fastidio che tu mi abbia visto baciare, punto. Non puoi dire che Ivana è cambiata. Non fare così, per favore. Luca Onestini ha risposto. Problemi non ce ne sono. Ma se mi avessero chiesto prima, lei bacerebbe un'altra persona, secondo me, per come la conosco io, no. Punto. Avevo una visione diversa. Se mi chiedi se mi ha dato fastidio il bacio, ti direi di no. Io non mi aspetto niente. Ma se mi avessero chiesto prima, ti aspetti che Ivana baci una persona nella casa, io avrei detto no, non credo lo farebbe mai. Tu hai detto, Luca, da quando sei qua sei diverso, in realtà quella che è cambiata sei tu. Io non ti ho mai visto baciarti a cavolo. Nemmeno quando eravamo qua ti ho vista baciarti con nessuno. Avevo io una versione diversa. Un bacio di 40 secondi. Non mi è piaciuto che tu tiri fuori robe vecchie. Non stavamo neanche più insieme. Non è un insulto, né un attacco. Avevo io un'immagine diversa. Io ho scelto davanti a te, io non mi sono mai baciato con nessuno qua. Tu alla prima occasione ti sei baciata con chi capitava. È oggettivo, è la verità. Io ho fatto una cosa e tu hai fatto il contrario. È inutile che parliamo. Mi hai stancato. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.